Buonasera signore e signori, sono io, Shot88, parte numero 10 della guida a Pokémon Perla. Vi starete chiedendo cosa ci facciamo a Mineropoli? Beh, adesso che siamo in possesso della bicicletta potremo scalare questa specie di muro di fango e ritornare verso il percorso 207, dove ho affrontato tutti gli allenatori e ho ottenuto anche un software, il cerca sfide della tasca degli strumenti base da parte di Vera, ma no, non Vera, da parte della mia collega. Sono un po' assonnellito ancora, sarà che finora dormivo. Comunque, utilizziamo appunto il cerca sfide che si ricarica passi, serve per riaffrontare gli allenatori una seconda volta anche se già stati sfidati, e aumenteranno chiaramente il loro livello. Proviamo con questo avventuriero che ha un Geodude da livello 6. Io, dato che ho bisogno di allenamento per Cherubi, lo mando lui stesso. Utilizzo foglia magica. Vediamo quanto è il danno. Infatti è super efficace. Riceve 249 punti esperienza. Poi manderà Bronzor. E a questo punto mando Monferno, dato che Bronzor è di tipo acciaio psico. Gli faccio utilizzare ruota fuoco. Vediamo un po'. Penso che con un colpo lo mandi KO anche se è a livello 18. Infatti è così. È super efficace. Monferno riesce a salire al livello 26. Tenta di imparare finto attacco, che è una mossa semi inutile perché farà attaccare nel caso il Pokémon avversario utilizzi attacco come individua o protezione. Insomma, non è molto da furbi perché dovresti avere molta molta fortuna che il Pokémon avversario utilizzi appunto quell'attacco. Vediamo un po' di trovare un repellente. Infatti ne ho uno. Lo spruzzo e adesso possiamo proseguire sul Monte Corona, molto molto importante verso la parte 2 del gioco più avanti. Quindi qua troviamo un ragazzo da capelli blu, assomiglia a un Saiyan, però non ci viene detto chi sia. Comunque, con Bidoof continuiamo a spaccare queste rocce. Vediamo se magari ci fosse qualche oggetto semi nascosto. No. Allora facciamo anche il giro di qua, la faccio più lunga. E usciamo nel percorso 208, disseminato anch'esso dagli allenatori, sia avventurieri che cinture nere. Chiaramente noi li affrontiamo tutti. Così almeno potenziamo ancora di più la nostra squadra, sempre con Cherubi in testa. Utilizzo foglia magica su questo Geodude da livello 17. Poi avrà un altro Geodude, vediamo se forse a livello 17. Esatto, quindi due Geodude da livello 17. Io ho ancora foglia magica e vediamo che con un colpo anche questo Geodude fa la fine dell'altro. Sarà molto utile, ritornando al cerca sfide, se magari avete un Pokémon che volete far salire di livello, ritornate magari qui ai pendici del Monte Corona oppure da tutte altre parti e lo utilizzerete per appunto allenare la vostra squadra. Quindi è un software abbastanza utile prima che uno arrivi alla Lega Pokémon. Comunque, questa è una cintura nera, un Machop a livello 19. Utilizzo ancora foglia magica. Non so quanto possa essere super efficace. Beh, sì, dai, più della metà. Ha ancora l'attacco foglia magica. E anche un brutto colpo. Risale anche a livello 21 Cherubi. Qua troviamo un oggetto nascosto, una velocità X. Qui in quei sassolini non possiamo ancora andarci, dato che servirà una MN molto particolare, 07, che contiene spaccaroccio, ma questo lo vedremo ancora più avanti. Allora, affrontiamo Saturnio. Questo è un altro avventuriero. Ha un Onix a livello 19. Ancora l'attacco foglia magica di Cherubi. Implacabile proprio. Ormai il nostro Pokémon di tipo erba fa strage degli avversari. Qui
Quindi scendiamo giù, però prima troviamo questo strumento, raccogliamolo, ne varrà la pena, vediamo un po'. Una poche vuol, sì dai, ne vale la pena, la potremmo rivendere prima o poi. Allora, qua è disseminato di allenatori, ce ne mi sembra tre, e anche di Pokémon selvatici, quelli chiaramente non mancano mai. Questa è una profumina, quindi avrà Pokémon Coleottero e Erba. Ha un combi a livello 16. Io però a questo punto devo switchare. E anzi, stoppare del tutto, ho mandato Infernape, ma anzi, Monferno, Infernape magari, e mi ha risolto tutto lui. Qua raccolgo queste bacche che anche se non mi serviranno magari per creare qualcosa, vabbè, io le raccolgo. E poi se entrate in questa casa, trovate il signore che vende le bacche, una al giorno, come a Giardin Fiorito, una bacca loquat. E questo invece ci accidentalmente riesco a comprare un, come si dice, un sacco di terriccio per le cose, per le bacche. E questo invece è un software che amplierà il nostro Pokécron e ci farà vedere le bacche mature che ci sono al mondo. Ho voluto provarlo, ma è come una mappa con dei pallini blu. Comunque, qui affrontiamo quest'ultimo, come si chiama, artista, Aumaim Junior. Ancora con Cherubi, utilizza meditazione lui, quindi sale anche l'attacco. Io utilizzo foglia magica, vediamo quanto toglie, e brutto colpo, quindi KO in un colpo. Adesso manderà Bonsly. Io switch pensando che era d'erba, in realtà Bonsly è di tipo roccia terra, quindi era meglio se avevo tenuto il mio Pokémon Cherubi. Utilizzo Drifloon con un attacco rapido, infatti vedete che non è nemmeno molto efficace, lui utilizza Sassata, e infatti guardate qua quanto mi toglie. Utilizzo Rivincita, magari toglie qualcosa in più, assolutamente no. Lui è ancora Sassata, e per quasi Drifloon forse è arrivata l'ora di tornare dentro la sfera. Ancora Rivincita, brutto colpo, però resiste. Lui stupidamente utilizza l'attacco Mimica, mi poteva far fuori, e io utilizzo l'attacco Raffica e riesco a sconfiggere il Bonsly avversario. Quindi abbiamo affrontato anche l'artista. Passiamo su questo tunnel di cose e arriviamo finalmente a Cuoripoli, città molto importante perché qui risiede l'ultimo capolestra. Una volta arrivati ci arriverà un Baby Boon Airy addosso. In questo gioco le persone hanno il vizio come Pokémon di colpirci direttamente in faccia o addosso. Andiamo chiaramente, la prima cosa da fare, a curare i nostri Pokémon, dato che l'esplorazione la lascio alla prossima parte, dove appunto vedremo l'esplorazione di Cuoripoli, faremo la conoscenza di Fannila Capolestra. E io quindi vi do appuntamento alla prossima parte. Votate, commentate, iscrivetevi, come al solito. Ciao ragazzi, ciao da Esce88.